Buonasera amici telespettatori di Rete Madrigale. Oggi avremo come super ospite Pietro Godino, l'inventore dello stimolatore Godino, direttamente dalla terra del fuoco, pensate. Restate con noi. Gran pasticceria crème noisette. Crème noisette. Ma dove vai senza crème noisette? Ma quanto mi piacerà la crème noisette! I love it! Bentornati! Adesso, come promesso, vi presenterò lo straordinario inventore Pietro Godino. Salve, sono Pietro Godino. È veramente un onore per me averla qui oggi ospite nella nostra fantastica trasmissione di inventori. Ci racconti un po' come nasce l'idea dello stimolatore Godino? Nasce dopo una carriera, direi, anche molto avventata come avvocato, visto che quasi tutti i miei clienti sono comunque finiti in carcere. Mi viene da ridere, ma... Allora meno, penso. Affari loro. Però sono molto lieto che lei abbia fatto questa domanda, perché sono qui proprio apposta per presentarglielo. Voi sapete che nelle terre del fuoco non c'è niente da fare, niente, dalla mattina alla sera non c'è niente da fare. Ma è incredibile, perché io pensavo che invece nella terra del fuoco ci fossero un monte di cose da fare. Ci sono, se lo vuoi, però in realtà non ci sono. Nel senso, noi inventori siamo un po' un'altra parte. Non tutti però nascono inventori. E allora ecco che, con questo discorso che non vuole dire niente, ho inventato questo strumento che permette la stimolazione goditaria della testa. Infatti, scusi se la interrompo e non l'ho interrotta, ho scoperto che esattamente a un punto particolare del cranio umano, quasi alla metà direi, esiste una sorta di punto G che può essere stimolato grazie a questo strumento che, come vede, ha dei dentelli non puntati ma gommati. Incredibile. Me lo dicono tutti. E pensare che io il punto G non l'ho per niente nella testa. Eppure ce l'hai. È che è una cosa che non ci è stata mai spiegata dalla scienza corrente. E ho scoperto che con una leggera introduzione dell'oggetto fino a metà del cranio porta a una serie di godimenti, ma spasmodici veramente, che non pensavo che esistessero. Ma io sono veramente curiosa, ma... come nasce? Cioè, perché lei mi ha presentato il prodotto che è interessantissimo. Sì, giusto, devo spiegare la e so tra l'altro che costa veramente poco. Costa quindi lei è anche generoso in questo senso. Pochissimo, io credo che sui 250-300 euro siamo a posto. Niente! Una segata, come si dice da che parte. Nella terra del fuoco, esatto. Espressione comunemente usata. Sì, sì. Ma come, in che situazione era? Cos'è successo? Perché insomma? Allora, questo prima era un... uno scolapasta? Era uno scolapasta, esattamente. E io sono un po' particolare. Ho notato. Mi viene, sento proprio questa voglia di mettermi uno scolapasta in testa, soprattutto nei momenti in cui, poco prima di addormentarsi, poco prima che anche giunga il sopore proprio. E lì godo molto. E a un certo punto ho detto, ma siccome... come un po' ingombrante questa cosa sulla testa, perché non creiamo qualcosa di più fine, di più plasmabile, malleabile, che non sia un disagio portarlo, ma che sia anche uno status symbol. Certo, sì, un stimolatore Godino. E vi faccio vedere come funziona, perché ora basta, ora bisogna far vedere. Allora, lo si introduce leggermente e lo si inserisce proprio piano piano fino a calare. Ecco qui c'è questo momento proprio di... Amici, lo spettatore è incredibile, sta davvero godendo con il godino. È un momento di godimento e poi quando arriva qui puoi godere solo se te lo togli, perché quando arrivi qui si crea lo stesso stato cerebrale di godimento che avevi prima che lo stimolatore godino venisse inserito nella calotta cranica. Non appena viene tolto, ecco che torna il godimento. Ah, ecco. E se poi viene anche oltretutto inserito una volta e poi stimolato magari da qualcuno così su e giù, il godimento è assicurato. E chissà con vostra moglie quanti giochini.
ma siccome la moglie non c'è, ho deciso di chiamare con me qui in studio, visto che ho permesso di farlo, un mio tester, anche perché io magari la gente può pensare, ma fa finta di godere, fa finta di godere. Hai ragione. Proviamo con un personaggio. Prego, prego, sì. Si chiama Sergio. Buonasera. Ma è della Ferrea del Fuoco anche lei? No, lui è della Parrana. Interessante. Prego, sì, mostrateci. Quindi, caro Sergio, il modo di pormi con questo strumento con te sarà quello che abbiamo provato più volte nel mio studio. Fai vedere come si gode con lo stimolo del godino e come si usa in modo più particolareggiato. Vedete io. Fermo lì Sergio, ecco, se io ora togli pure la mano Sergio, se io per esempio comincio a fare così, senti proprio questo momento di godimento proprio, no? È un momento particolare, penso che comunque ti faccia stare bene. Sì, piano. Ecco, esatto, quindi quello che voglio dire io è, si può trovare tanti stimolatori a giro, ma veramente tanti, dei più impensati, dalle svariate forme e dagli svariati colori, ma come lo stimolatore godino, credo che per ora, con un po' di vanto, non sia stato ancora inventato, non se n'è ancora trovato. No, come sto bello col godino. Scusate, ma io adesso sono veramente curiosa di provare lo stimolatore godino, scusate, ma vedendo te e il tuo collega... Ecco, purtroppo dov'è il problema? È che questa è la versione maschile. Accidente. C'è anche una versione femminile che purtroppo non ha portato con me. Ma se vogliamo fare un esperimento in diretta, vediamo se magari questo strumento maschile può servire anche per le donne. Anche perché io sono completamente ignara, cioè è la prima volta che vedo il godino, quindi non so. E vai di godino! Questo padre, questo padre volevo di godino, che sia la pubblicità, e vai di godino! Sentiamo. E non entra il godino. Ma faccia leva! Amici per spettatori. È un momento di televisione che non si era mai visto, secondo me, e sono fiero di esserne l'inventore. Va bene anche per le donne. Va bene anche per le donne, caro Sergio, è vero. Ma che ci deve scoprire anche. Vado a rispondere al telefono. Provate tutti il godino, vi prego. È sicuramente un grande strumento, comunque io volevo semplicemente ringraziare voi di Rete Madrigale. Ringrazio lei. Anche perché ho scoperto veramente che questo godino, questo stimolatore godino, che prende il mio nome, ma poi c'è anche questo gioco di parole godino, godimento, goduria, che mi piace molto. E niente, questo loro sono molto contento di averlo inventato e grazie a voi di avermi dato l'opportunità di presentarlo, insomma non è una cosa di tutti i giorni. Tra l'altro vorrei chiedere al cameraman se può riprendere questa zona d'ombra che si proietta sul muro, perché se volete fare dei giochi divertenti con gli amici eccetera eccetera, se voi guarda pure l'ombra e basta, se voi tipo lo fate girare così sembra un bicchiere da vino che faccio muovere, no? Come se dentro ci fosse del vino per farlo decantare. Guardi. Quindi, meglio di così? Io penso che meglio di così sia veramente impossibile. La ringrazio. Io non ho parole. Spero di vedere. Glielo regalo. C'ho uno stock. Glielo porto. Grazie. Si può passare dopo le 11. Dopo le 11, va bene. Senza mutande. Allora arrivederci. Allora arrivederci e a presto. Arrivederci. Rete Madrigale.